E dall'omino del broadcast, fischiettino nero e si parte, è iniziato il derby d'Italia, forza ragazzi. Palla recuperata da Vieri, il tocco per Consessao, soprattutto con Di Biagio. Di Biagio, Consessao, ancora il martello. Di Martello che gioca ancora su Twister, largo, porta via l'uomo, bene, può andare al cross immediato, palla centro aria, svirgola il pallone Zambrotta, palla che si impenna, la testa di Giuliano, palla lì, un campanile, ci va Gigi Di Biagio, palla dentro per Vieri, attenzione, due su di lui, Seedorf carica a sinistro, e gol, 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 la Pantera, sono 5 minuti, e la messa! E via le ragnatele, via con la ragnatela, forza ragazzi, quinto minuto, forza ragazzi, grande azione, grande giocata, cosa dice? Dice la Pantera, la Pantera, e dice la Pantera, grande giocata di sinistro, grande giocata di sinistro. Parte la rincorsa del Cino. La piazza morbida, attenzione, tenta la semi rovesciata Vieri, una mischia, Turan, palla che si impenna, il colpo di testa di Consessao, poi Davids, poi ancora Cristiano Zanetti, porta vuota, mamma mia! Incredibile tapin mancato da Caffè Colombia, ha cercato sotto misura la girata, aveva sorpreso Buffon ma non ha trovato lo specchio della porta, incredibile, riguardiamola questa azione perché il tapin vincente, tanto vediamo 2000 maglie che vanno extra large, extra extra large, poi il colpo di testa finale del martello, eccolo qua che sta arrivando, vedete, non lo vedete, fate finta di averlo visto, datemi soddisfazione. Comunque è una palla gol che ha sciupato Ivan Ramiro al 12°, avanza la Juventus sulla destra con Zambrotta, attenzione, cerca di andare in face to face con Gresco, palla sul sinistro, cross, Trezeguet, aiuto, gol, incredibile, una distrazione ed è arrivato il gol di Trezeguet, una distrazione ed è arrivato il gol del pareggio, una distrazione, è arrivato il gol del pareggio, bella l'azione sulla destra, il cross ha bruciato il tempo a tutti quanti, David Trezeguet, vedete il cross di Zambrotta, morbido, centro aria, e lui è lì, non ci può arrivare Ivan Ramiro, palla che si va a prendere sul centro limite dell'area piccola, e siamo 1-1. Chi pensava fosse una partita senza emozioni si sbaglia di grosso, parte la sua rincorsa, tenta addirittura il tiro dentro, il colpo di testa, il gol, incredibile, gol di Tudor, gol di Igor Tudor, gol di Igor Tudor, incredibile, 36esimo minuto, gol di Tudor, incredibile beffa. E la Pantera che avanza, palla al piede, salta un uomo, il secondo, palla dentro, al limite, non ci arriva Vieri, ci arriva Pessotto, ripartono con Amoruso, Amoruso per Tacchinardi, Tacchinardi che si libera bene del pallone per Conte, Conte che cambia gioco sulla destra per Zambrotta, sul filo del fuorigioco, due giocatori bianconeri, recupera la palla il capitano, Saverio che parte, palla al piede, attenzione, Tacchinardi si libera del pallone efficacemente sulla sinistra per Gresco, che mette in movimento Clarence Seedorf, siamo al limite dell'area, palla per Vieri, un rimpallo, Ventola, attenzione, ancora un rimpallo, ancora Gresco, subito per Consessao, viene servito, cerca di attaccarlo Pessotto, face to face, palla che Consessao mette dentro, un rimpallo sul corpo di un bianconero, Seedorf che recupera ancora la sfera, cerca di servire Vieri, carica al destro, il tiro, e gol, 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 e gol.
cambio, esce Conceição, entra Simic. Non sappiamo questa mossa all'ultimo secondo di Héctor Raúl Cooper. Forza ragazzi, delirio, forza ragazzi. Zanetti, può andare al cross, la palla ribattuta, palla recuperata da Nedved, riparte la formazione bianconera con Amoruso. Forza ragazzi, non è finita, il cronometro dice 48, l'ultima azione, cerca di andare Sedor, palla per Vieri, no, ferma tutto quanto il signor Borriello, comandando un calcio di punizione per i bianconeri, finirà 2-2, sarà lotta fino all'ultimo, sarà lotta fino alla fine, sarà una battaglia fino a fine stagione. La possibilità di questo allungo c'era, ma una grande reazione dei ragazzi con la doppietta della Pantera. Palla viva, attenzione, non è finita. Ivan Ramiro su Del Piero, protegge bene, via Guantacengo. E ripartiamo con Toldone. Subito la palla a Toldone, subito la palla a Toldone, subito la palla a Toldone. E allora si può ripartire ancora, nuova azione offensiva con Toldo che guarda e sembra accontentarsi. Io invece vorrei andare a fare il terzo gol, guardate un po' com'è il calcio e come la penso io. È tutto pronto per il rilancio di Francesco Toldo e l'arbitro dice che è finita, finisce con il pareggio 2-2, festeggiano i ragazzi e io volevo bottino pieno, ma quando si è lì che mancano pochi secondi alla fine e stai perdendo 2-1, un po' di spavento ti viene. La grande reazione, la grande prova d'orgoglio dei ragazzi ha portato al 2-2 finale. Ricordiamo, Sedor, protagonista del match con una grande doppietta, il suo gol al 92esimo ci porta e ci lascia lì, nelle zone alte della classifica. Al comando, la classifica dice tutto ciò. Inter 53, Juventus 52. Ciò che conta è solo questo, lì nello studio.